E adesso è il momento del confronto. Quindi chiedo di accomodarsi insieme Annalisa Minetti e Silvia Salemi. È stata data a loro una canzone famosissima, una cover che hanno provato e canteranno insieme, e i maestri daranno il doppio voto, daranno il voto all'interpretazione di Annalisa Minetti e il voto all'interpretazione di Silvia Salemi. Ok, ben arrivate ragazzi. Allora, Annalisa vicino a me e Silvia. Allora, no, al contrario, prima, perché devo dare il codice, quindi parto in ordine cronologico. Quindi prima Annalisa vicino a me, solo perché a casa vedono la grafica e capiscono. Quindi il codice 06 è di Annalisa Minetti e il codice 07 è di Silvia Salemi. Questo è il codice e adesso io vi riposiziono, esatto. Questa è la posizione. Invece la canzone è Almeno tu nell'universo, 1989, brano scritto dal grande Bruno Lauzi, da Maurizio Fabrizio, insomma nel 72. E tra l'altro nel 1989 Mia Martini lo portò al Festival di Sanremo. Pensate che nel 2017 questa canzone vinse ancora il disco d'oro, quindi è come dire, è una canzone eterna, è una canzone che canteremo sempre. Codice 06 Annalisa Minetti, codice 07 Silvia Salemi, Almeno tu nell'universo. E poi votano i giudici. Prego. Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità e poi mentire a lui senza serietà. Segue il mondo ciecamente, quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente, scioccamente. Tu che sei
Standing Ovation. Brave, bravissime. Silvia Salemi. Anna Laisa Minetti. Codice 06 per Anna Laisa Minetti e codice 07. Facciamo alla nostra orchestra, al maestro De Amici. Grazie. Certo, grazie. Bravissimi, grazie. Bravissimi. E codice 07 per Silvia Salemi. Allora, votate tutte e due, dovete dare il doppio voto e tutti votano, quindi vota anche Marcella, come vota anche Toto, ovviamente, i maestri di Silvia e di Annalisa. Ok, vorrei partire da rettore. Allora, ti chiedo, il voto che hai dato... Non ho ancora votato tutti? Chi manca? Red? Chiedo scusa, pensavo che anche Red, non copiare dalla Vanoni. Red. E adesso siamo di fronte al nostro solito teatrino. Esatto. Allora, rettore, il voto che hai dato alla Minetti prima? Allora, alla Minetti ho dato 8. 8. E alla Salemi? Ho dato 8. 8. Perché questa canzone... E volevo dare 10 perché è una canzone bellissima, però se tu gigioneggi su una canzone bella, un po' levi alla canzone... Loro hanno un po' gigioneggiato, rallentato, specialmente Annalisa, e mi dispiace doverti bacchettare per questo, perché avrei voluto dare un 10, invece vi do solo un brutto 8. 8, ok, a tutte e due. Fausto, voto ad Annalisa Minetti? Madonna, è difficile parlare dopo la rettore. Allora, praticamente questo brano è molto difficile... E io amo che si rispetti le note quando uno scrive un capolavoro del genere, ok? Quindi quella che ha rispettato più le note è stata la Salemi e gli ho dato 9. E Minetti? E 8 all'Annalisa Minetti. Ok, 8 mi dispiace, Minetti, 9 alla Salemi. Come voci meritereste tutte e due 10, però è il brano che è un po' particolare. Grazie. Orietta, sei d'accordo con Fausto? Sì, sì. Beh, io le ho dato 9 a tutte e due. 9 a tutte e due. Sei contenta, Marcella? Guarda che è stata brava davvero la Salemi. Ok. E quando canta con te che è meno brava. Red. Orietta Berti è una pantegana, non è una vipera, è una pantegana. L'ho detto io che non era così tanto buona. Guarda che come mi hai descritto sui giornali questa settimana, hai descritto te stessa, perché no, sei amore, tu che dai i voti bassi tu, a quelli che erano tanti e i voti alti a quelli che erano bassi. Cara mia, ragazzi, la sai lunga tu, ma la sono lunga anch'io. Orietta, ma... Ma mi sembrate veramente, non so, mi sembra di essere veramente uomini e donne. Non siamo una lobby qua noi. Allora, Red, basta, Red, ragazzi, Red, il voto alla Minetti? Allora, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Fausto. Ok. Perché queste sono canzoni che come le tocchi rischi di scalfirle. Però loro hanno dato una prova di bel canto, di intonazione, di precisione. Perché ho dato 8 a tutte e due. 8 a tutte e due, ok. Ornella. Io ho dato 9 a tutte e due, però devo dire che questa volta la Minetti mi è molto piaciuta nelle parti alte perché è andata su a voce piena. Bene, quindi, bene. Ecco, se vuoi... Lo fai. Bene. Okay. Annalisa, quando tu attacchi quel grattino in gola che diventi bella, rauca e potente, è fantastica la tua voce. Ci piace, grazie. 9. Toto, grazie, grazie. Veloce, acceleriamo perché siamo in perfetto orario e non vorrei arrivare in ritardo. Toto. La canzone è eccezionale. Io non sono d'accordo con Fausto, anche con te. Nel senso che uno poi nell'interpretazione... Può anche cambiare una nota in una canzone. Se questa nota è bella... No, non in queste canzoni qua. Chi l'ha perché detto? Perché alle prove, io ho assistito alle prove di Silvia Salemi e stava lì a controllare nota per nota. Anch'io ho inciso questa canzone e ti posso garantire, tu sai che sono musicista, però ti posso garantire che guai... Il maestro che aveva fatto l'arrangiamento, se cambiava una nota. Vabbè, ma guai. Perché il maestro la pensava. È sacra, è sacra. E sono come quelli che cantano Yesterday e fanno Yesterday, oh my troubles is so far away. Però, brutto cretino. Yesterday è successo perché è stato scritto così. Ma questo così. Non ormai più non è bisogna rispettare.
Le note bisogna rispettarle. Stop! Stop. Ornella, Ornella, aspetta, Ornella! E come direbbe Toto, non ti incazzare! Aspetta, fermi! Chi? Anche lei sa, farà una versione di un pezzo. Mi fate sentire. Non è quello. Dimmi, Ornella, non abbiamo sentito, scusami. Hai detto? Chi? Anche lei sa. Cantava gli sorriderò okay. Se non a te okay. A chi allora, come sei bruciato? A che voto siamo arrivati? Ma non ti sparo. La, il voto Toto il voto che è il voto alla Minetti. Comunque comunque e alla avete Salemi. Cantato in una maniera per me magistrale 10 a 1 e 10 all'altro 10 a tutte e due Marcella. Allora, volevo dire a Fausto che esistono le interpretazioni e gli interpreti, che ognuno canta una canzone a modo suo, se no non ci sarebbero Ray Charles, non ci sarebbe Otis Redding, non ci sarebbe Mina, non ci sarebbe nessuno, perché ognuno interpreta la canzone come la sente. Ecco, in questo caso, sì, è così Fausto, in questo caso io ho trovato la Salemi più giusta, l'ha interpretata perfetta così, ho dato 10, però ho notato come la Annalisa sia stata così sensibile anche lei nell'interpretazione, quindi ho dato 10 anche a lei. Ok, 2-10. Chiudiamo con i ricchi e poveri. Siete in due, doppio voto. Quanto avete dato? Il tuo, io dico il mio. Ok. Allora, io dico la Minetti. Minetti? Si è meritata al 10. 10 Annalisa Minetti. Silvia Salemi? 10. 10, anche qui doppio 10. Vediamo i due voti in totale. Per Annalisa Minetti, Annalisa Minetti totale 72, riferito anche all'esibizione precedente al duetto, per... No, questo è il totale loro, non è la somma, è la somma dei vostri voti adesso, e la somma dei vostri voti adesso per Silvia Salemi è 73, un punto in più. Grazie, grazie Annalisa, grazie Silvia.